Molto basso, ma c'è, allora un po' più. Prova, 1, 2, 3, prova. Qua Cassano, dacci un feedback. Buongiorno a tutti, bentrovati al palazzetto Tacca. Ci siamo quasi, dai, adesso se riesci a mettere la full screen togliendo le cose sopra, secondo me ci sei. No, però è sempre schiacciato. No, ma aspetta, qua c'è qualcosa dentro, fino alla matrice. Secondo me è sbagliato lui, esatto. Allora, cominciamo a smanettare la cinci. Che... cioè, il segnale che esce da qui non esce a 16 non. Prova. Meglio questa. Sì, ma aspetta che te lo sistema Davide. Aspetta un attimo. Chris sta occupando. Vedi che c'ha le due bande nere sopra. Che non stai occupando le due bande nere. Io sto leggendo a 1280x720. Adesso l'hai spento. Per appendere una roba, gli dai tu. Dove la devi appendere? Allora io la mando lì, sto facendo questo, sto facendo quello. Ti aiuto io. Ma veramente c'è sta canzone nella playlist? Ma porca di roba. Io non ne voglio sapere niente, non ne so niente di sta canzone, no? No, ho capito, non è il tempo di guardare. Sì, però se mi dice quali sono quelli sbagliati li correggo anche. Oh, Davide, te calma.
Buongiorno, benvenuti, bentornati al Palazzetto Tacca. Va di scena oggi, finalmente, diciamo, la femminile, perché dopo due partite in trasferta e aver espletato il turno di riposo, le nostre ragazze finalmente giocano in casa. Siamo alla quarta giornata per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile. Ospiti odierne è il Cellini Padova. Io mi presento, anzi presento il mio compagno d'avventura qua a fianco a me, che è Cristiano Baggion, mentre alla buonasera. Telecamera e in regia tecnica, oggi a doppio ruolo, si sdoppia il buon Davide Bianchi. Ciao Davide. Bene, allora intanto buona serata a tutti. L'arbitro, sentite, fischia e invita le squadre a prepararsi per l'inizio della partita. Diciamo che siamo sempre contenti, insomma, quando c'è pallamano qui al TAC, perché insomma sia a porte chiuse, però almeno attraverso il servizio trasmesso su Eleven Sport è possibile seguire in diretta streaming le partite della Serie A Beretta femminile. E ricordiamo peraltro che a seguire, esatto, oggi abbiamo la prima doppietta della stagione, quindi a seguire potrete seguire una match della Serie A Beretta maschile. E in questa occasione gli ospiti dei nostri ragazzi sarà la Pallamano Trieste. E dunque, quindi un super classico anche qua. Eh sì, quindi oggi doppio impegno. Doppio Serie impegno. A noi siamo Beretta. Qui seduti da un'oretta e ci resteremo per le prossime 5, temo. Quindi verso le... ci sta. Serie A Beretta femminile e a seguire Serie A Beretta maschile. Dunque non ci facciamo mancare nulla. Le squadre si stanno preparando a sinistra. In livrea amaranto e bianca, anzi bianca amaranto in questo caso, le ragazze del Cassano Magnago, e a destra in blu e rosso il Cellini Padova. Si stanno allineando. Sì, mi dicono che c'è qualche nuova da correggere sul tabellone. Adesso, se vai un attimo avanti tu, provo a sentire sotto cosa c'è da correggere. Un attimo solo, mi sgancio. Assolutamente. Intanto le squadre entrano in campo, saluti con i direttori di gara e poi si procede con il classico saluto tra le squadre. Intanto anche i dirigenti procedono con il doveroso saluto. Ci si prepara per questo match tra la Pallamano femminile Cassano e il Cellini Padova. Intanto ricordiamo la classifica, al primo posto la IOMI Salerno, Brixen a pari punti e poi l'Espresso Mestrino anch'esso a 6 punti, la Meccanico d'Erzo a 6 punti, Malo con 4, Erice con 3, Leno con 2, Cellini Padova con 1, Nuoro con 1, Ariosto Ferrara con 1, Cassano Magnago ancora a secco di punti insieme a il Pontinia e il Cingoli. Oggi le partite più o meno tutte oggi tra le 17 e le 20, quindi insomma tutte le partite si svolgeranno all'interno di questo arco temporale. E l'Oderzo incontra il Malo, il Ferrara incontra il Mestrino, Pontinia incontra Brixen, Cassano Magnago appunto il Cellini Padova, Leno è con Salerno e Nuoro incontra Erice. Questa è la giornata della Pallamano della Serie A Beretta femminile. Nel frattempo partono gli urli di battaglia delle due formazioni, scambio, dibattito di mani come modalità per entrare in partita, per caricarsi. Siamo tutti pronti per partire con questo match. Perfetto. Luca, io sembro aver riuscito a correggere tutto. Sono stato particolarmente attento a tutti i nomi delle ragazze straniere, sono riuscito a sbagliare, l'unica ragazza italiana che c'era, ho fatto Alicia al posto di Elisa. Chiedo scusa. Ci sta. Però sei stato rapidissimo a correggere, come sempre alta interazione a richiesta, subito andiamo con la risposta immediata. Va bene, allora intanto è Cellini che parte, che ha la palla dell'inizio della partita, tutto pronto per cominciare. Intanto devo anche smanettare io sul tabellone di sovraimpressione, quindi se mi dimentico, come capiterà spesso, ricordamelo. Intanto inizia il match. Sarà fatto. Tanto saluto tra le giocatrici in campo e cominciamo con le ostilità.
ed è il Cellini che Cellini inizia sul che attacca da destra con casacca rossa e blu, con pantaloncini blu, mentre il Cassano, classica divisa amaranto, oggi con gli inserti bianchi. Parte subito lo schema del Cellini, esce il pivot, palla centrale. Nulla, è però 9 metri. 9 metri, rimaniamo in attacco per gli ospiti. Non abbiamo detto la coppia arbitrale, che andiamo subito a recuperare, sì, l'ho scritta qua, quindi signori Davide, Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone. Ancora intanto 9 metri per il Cellini che continua ad attaccare. Giro di palla in corso, sale l'ala. Ci prova da fuori, non riesce a trovare lo specchio della porta. La numero 14 del Cellini, Vanessa. Giocappa. Vediamo, sono tre le sorelle, quindi dobbiamo anche citare i nomi di battesimo, mi raccomando, come due sono le sorelle Yarua e altrettanto Arubi. E intanto Cassano che ci prova con Bianchi, arriva Ferrazzi che prova anch'essa, come la collega Giocappa Vanessa, non trova lo specchio della porta ed è una seconda fase veloce per il Cellini Padova. Si accentra ancora Vanessa che passa alla compagna, arriva all'ala ma non è sufficientemente preciso il passaggio, esatto, sarà creato la superiorità numerica, esatto, però il tempo. Passaggio arriva un po' lungo, quindi non riesce a concretizzare. Io ne approfitto subito per ringraziare Mirko, l'ha detto stampa del Cellini, perché mi ha gentilmente fornito anche dei vocali con le giuste pronunce delle giocatrici, quindi se sbagliamo è solo non colpa nostra, perché le informazioni le abbiamo avute tutte. Non abbiamo scusanti. Attenzione, perché in questo caso trova il varco e supera il portiere del Cassano. Quindi è proprio Vanessa che va a realizzare la prima rete. Non è Vanessa però, eh. Non era il 14? No, era il numero 6 secondo me. Vediamo Davide come dice. Lei, allora sì. Giocap, però in questo caso la ho numero 9. Numero 9, quindi... 8, scusami. Numero 8 abbiamo... Ah no, Beveli e Garua. Prima rete per Beveli. Benissimo, grazie alla regia che ci aiuta, non è vero, a seguire. Noi lo guardiamo su uno schermo, quindi non è facilissimo talvolta, data la velocità dello sport della pallamano. Va bene, allora intanto 1-0 per Cellini Padova, che sta attaccando in questo momento, prova a superare Gloria, non riesce, ma guadagna un tiro da 9 metri, e anche Gloria guadagna il giallo, cartellino giallo. Il punteggio, adesso andiamo subito ad aggiornarlo. Ah sì, perché è sbagliato, hai dato l'1 al Cassano Magnago, invece è del Cellini, eccoci qua, ora siamo col numero 2, quindi segna il Cellini Padova, ancora lei, la numero, in questo caso è il numero 4 del Cellini. Quindi Carel gioca a 0-2, 3 minuti e 16, quindi parte subito convinto il Cellini Padova. Cassano che deve ancora trovare, diciamo così, soluzioni attive, soluzioni buone per superare la difesa del Cellini. Nel frattempo è Cassano appunto che gira palla cercando Michela Cobianchi, scarico per l'ala e va Zanellini, numero 30 del Cassano, che dall'ala sinistra va a segnare la prima rete per il Cassano a 3 minuti e 50 secondi del primo tempo, quindi 1-2 il punteggio ed è Cellini Padova che si organizza. Tanto fraseggio tra terzino e centrale, pesa 5-1 per il Cassano, a tentare di limitare il giro di palla, ridurre buona l'intervento. Intercetta palla Gloria ma non riesce a fermarla e la palla rimane in mano al Cassano in questo caso. No, allora, quindi non l'ha toccata Gloria, la palla si perde sul fondo, sì, pensavo sì. L'ha toccato un avversario dopo, sembrava l'avesse deviata, sì, o probabilmente ha toccato anche una giocatrice avversaria dopo il tocco di Gloria. Comunque così. È Cassano che attacca con Ferrazzi al centro, Cobianchi, Ferrazzi, Ponti, ancora ritorna la palla, tanto Zanellini risale, riceve Ferrazzi, va verso la difesa, prova da fuori, da peccato, mia, traversa, bella l'intuizione ma un pelino imprecisa, la palla si stampa sul palo, poi parte in contropiede Cellini, contropiede che però non riesce a prendere palla, sì. Quindi infrazione di aria e la palla è riuscita ad agguantarla ma non era coordinatissima per il tiro,
e non è andato a buon fine. Intanto Elisa Ponti per Cobianchi che tentavano non attiva seconda fase ma perdono il pallone, ancora il contropiede del Cellini, ancora la numero 4, ancora lei del Cellini Padova, Jocap Karel. Seconda rete personale, terza peraltro, di squadra. Peraltro capitano al della secondo formazione di contropiede, Cielo. Non perdonano, sbagliano il primo, ma al secondo si presenta davanti a Nila che non ha potuto far nulla. E dunque è Cellini che tenta di creare subito un gap con il Cassano. Cassano che insegue. Cassano che ancora deve diventare, diciamo, più concreto nella fase offensiva. Tanto arriva Lisa Ponti al centro, incrocia con Gloria Montoli, la palla Ferrazzi, Michela Cobianchi, ancora per Lisa Ponti che si infila in modo coraggioso e trova la rete. Rete per Lisa Ponti. Trova il varco giusto Lisa, l'azione personale, forse c'era uno scarico per là, l'aveva tirato a sé il primo difensore, ma convinta che ci fosse spazio a sufficienza si è buttata e gli ha dato ragione. E intanto sono già passati 6 minuti, 2-3 il punteggio, ancora Cellini che attacca, pivot che è uscito, scambia con numero 4, intercetta palla il pallone, Gloria poi è servita Gloria, da contropiede. Zanellini, va in contropiede, Regno. Va a realizzare, quindi ricucito lo strappo. Tutto da rifare, 0-0 di fatto, 3-3 il punteggio, 6 minuti e 30 secondi giocati, dunque dopo un inizio certamente a favore del Cellini più convinto, Cassano ristabilisce subito la parità e dunque tutto da giocare ancora questo primo tempo. Tanto prova a forzare la linea della difesa del Cassano, palla che arriva sporca ma riesce a tenerla ancora e qui di potenza c'è anche il cartellino giallo sì, per Zanellini, Sara. Per Zanellini Mence, Sara. Di potenza ha realizzato, credo ancora. Sì, Vanessa, numero 14. 14, Vanessa. Jocap. Quindi andiamo a aggiornare anche il punteggio. Di forza, sì, punteggio 3-4. Mentre il cartellino giallo per Sara. Esce Gloria, riceve, si accentra, arriva Michela Cobianca, Ferrazzi, Lisa Ponti. Però bravissima in questo caso Vanessa Jocap a guadagnarsi uno sfondo, gli si para proprio davanti in fase di ricezione e si catapultano le ragazze del Cellini nella metà campo del Cassano, giravolta spaziale, che bello, bravissima ancora lei Vanessa Jocap, prima di potenza e adesso di agilità con una giravolta spaziale, va a segnare la rete numero 5 per il Cellini Padova. 3-5, ormai 8 minuti giocati, vola, sta volando questo primo tempo. Dunque Cassano che deve di nuovo ricucire, 2-0 il parziale per il Cellini dopo il pareggio del Cassano. Intanto Elisa che sta chiamando lo schema, si sposta Gloria tra primo e secondo, risale, è entrata nel frattempo Rebecca Romualdi. Elisa Ponti prova da fuori, stoppata, la palla rimane al Cassano con Ferrazzi, prova da fuori e questa volta insacca in modo decisivo il numero 5 del Cassano, appunto Ferrazzi Sofia, attenzione, Cellini metri. Che cerca sempre l'allungo, il Cassano per ora rincorre, però finora sempre riuscito a ricucire lo strappo, siamo quasi al decimo minuto, ottavo minuto e 45, 4-5 punteggio in favore delle ospiti. Tanto doppia rete per le due sorelle Jocap Karelle e Jocap Vanessa, mentre nelle file del Cassano abbastanza distribuite. Tiro bene. Schiacciato, sì, riesce sì. A controllare in qualche modo Nila. Sì, si è quasi parata il corpo. Il parte portiere, la seconda fase del Cassano, porco, ancora sfortunata ancora, Sofia, sì. Perché due bei tiri, due volte la traversa, impedirle la marcatura. Peccato perché era ben sviluppato questo contropiede barra seconda fase, è arrivato molto in velocità lanciata sulla palla riconquistata da Danila. Meritava migliore sorte. Peccato. Di modo match equilibrato, sfondo in questo sfondamento caso. In attacco, vediamo se riparte in velocità Cassano, porta sempre sì. Palla a Lisa Ponti, ancora Sofia per la seconda fase, cerca Michela che si trova un'autostrada davanti. Molto bene a realizzare. Beh, in questo caso è stato bello il passaggio smarcante per Michela Cobianchi. 5-5 ancora parità tra Cassano e Cellini, 10 minuti ormai giocati, un terzo della prima frazione di gioco.
Dunque, dicevo, partita abbastanza equilibrata per il momento, con delle accelerazioni del Cellini e poi delle accelerazioni parziali di 2-0 per parti, e siamo al 5-5. Ben sviluppata questa seconda fase del Cassano, che sta iniziando a giocare in velocità. Molto abbiamo bene. Già avuto prima un paio di occasioni lanciate a rete per Razzi. Ora palla che arriva a Gozzi, riesce a realizzare e Cassano che si porta, credo per la prima volta, in vantaggio sul 6-5 quando siamo al 10 minuti e mezzo. Beh, contropiede con passaggio da parte del portiere del Cassano, Bertolino Nila, millimetrico. Beh, sì, diciamo che le due ragazze provengono entrambi dalla Toscana, ma hanno giocato assieme a Conversano nelle ultime 4 stagioni, quindi si conoscono a meraviglie. Lancio quasi occhi chiusi di Nila, però sapeva che lì c'era Giulia e giustamente si è fatta trovare. Tanto ci segnalano anche nel frattempo c'è stata l'ammonizione per Vanessa, quindi andiamo a marcare sul tabellone anche il cartellino giallo, primo di squadra per Cellini Padova. 9 metri intanto, chiude bene la difesa del Cassano su Carel, no, sulla numero 8 Eghierragua. Prova ancora, riceve l'ala. Prova uno scavalcamento e trova una rete incredibile, schiacciata a terra, si insacca proprio sotto la traversa. 6 pari, Lisa Ponti, Ferrazzi, Gozzi, Ferrazzi ancora, arriva Lisa Ponti, prova uno scavalcamento, viene fermata dalla difesa del Cellini, 9 metri a favore del Cassano. Terza rete per Karel Jokap, capitano del Cellini. Metà del bottino della sua squadra realizzato dal capitano, che giustamente si carica le compagne sulle spalle e cerca di trascinarle alla vittoria. Ricordiamo Lisa Ponti ancora, scavalcamento, sfondamento, sfondo. Quindi commette funzione di sfondo, diciamo. Cassano ancora a 0 punti con 2 partite fin qui disputate, 2 trasferte, 2 sconfitte, poi turno di riposo ed ora terza gara per il Cassano. Attenzione, prova, ma viene difesa bene. Per il Cellini 1 punto con il pareggio conquistato nelle prime 3 partite. Si riparte, 9 metri già battuto, Cellini che attacca. Tanto è entrata al numero 6 del Cellini, Bearzi Martina al centro. Ancora è Orto, tocca a Nila, e poi con l'aiuto del palo. E poi ancora contropiede. Di Sofia per Gloria Montoli. Portiere che esce, lo supera in pallonetto Gloria. Era talmente avanti il portiere che ha pensato Gloria di appoggiare la morbida sopra la testa e ne ha avuto ragione. Sono sempre tiri particolari, perché se vanno va tutto bene, se non vanno spesso succede che poi c'è del rammarico. È arrivata lunga lunga con il passaggio, quindi ha preso palla praticamente sui 6 metri, ha dovuto saltare senza passi, e come si è girata si è accorta che il portiere era fuori, quindi all'ultimo ha optato per un pallonetto che si è insaccato fil di traversa. 7-6 il punteggio, prova da fuori, mamma mia, proprio Bearzi, traversa, quindi sorte ancora, che sta restituendo. Suggerimento per l'ala, tiro schiacciato, supera Bertolino, ma si impenna oltre la traversa. Nulla di fatto, può ripartire Cassano questa volta con calma. Lisa Ponte decide di non spingere a secondo, ma gli avversari erano tornati recuperando la posizione in difesa, quindi opta per un attacco organizzato in maniera classica in quarta fase. Prima opportunità per il Cassano di andare sul vantaggio di 2 reti. Sarebbe il primo dopo 13 minuti, anzi 14. Tanto vediamo anche Jovovic in campo al posto di Ferrazzi. Proprio lei con l'uno contro uno, tenta di andare via, poi cerca di scaricare il passaggio a Pirot, ma per Gloria. La palla che rimane in attacco per il Cassano. Ancora passaggio. Jovovic non riceve, quindi riparte il Cellini, occasione della fuga sfumata, e ora il Cellini ha possibilità del pareggio immediato. Mamma mia, attenzione, perché c'è un 2 minuti per Gloria. Quindi 2 minuti a Gloria Montoli, mentre segnaliamo anche il gol di Karel Jokap, che riporta le squadre in parità, 7 pari, andiamo ad aggiornare. E soprattutto 4 reti per Jokap Karel, che in questo momento conduce la classifica dei marcatori. E dunque inferiorità numerica per 2 minuti per il Cassano. Che attenzione, opta perché per Cassano gioca senza player. Portiere, quindi recupera giocatrice Bianca movimento Balzi, in bianco, ovviamente Gloria 2 minuti, quindi deve sfruttare Gozzi, Bianca che Ferrazzi da fuori, tiro sporcato, poi parato dal portiere dopo una deviazione del muro, quindi riparte i Cellini.
Ancora gioca, si infila sicuramente, e attenzione, 9 subisce metri. Un fallo, non trova lo specchio della porta, ma era stata spinta da un avversario, quindi rimane in attacco e Cellini può sfruttare questa volta sul serio l'uomo in più, perché ovviamente se l'extra player può essere giocato in attacco rinunciando al portiere, quando si è in difesa il portiere è meglio tenerlo tra i pali, mi suggeriscono. Attenzione, tanto è il Cellini che sta cercando ancora, va ancora, ben difesa, 9 metri, spinta in aria. Si mola Giulia Gozzi perché va a opporsi al giocatore di avversario cercando di indurre l'abito di sfondamento, così non è, però ruzzo la terra e si riprende il gioco, attenzione perché è sotto passivo, quindi buona difesa di Cassano che non in meno sicuramente con un tiro da fuori, però risolve tutto ancora lei, credo, la numero 8. No, Beveli, esatto, sì, Beveli, sì. Eghirua Bevelin che va a fare la seconda rete personale. Eh sì, ha sfruttato a lungo la superiorità numerica, poi costrette al tiro dalla chiamata di passivo degli arbitri, si alza da fuori dagli 8 metri Beveli e risolve. Intanto 7-8 il punteggio, ma Cassano sta attaccando. Opportunità ancora del pareggio, prova Gozzi, prova l'uno contro uno e lo trova ancora in un'inferiorità numerica, però trova il varco Giulia Gozzi, tanto sta per rientrare Gloria o chi per essa, con quella settima giocatrice di movimento per il Cassano, può tornare in campo in questo momento. Esauriti 2 minuti in inferiorità numerica. 8 pari, 16 minuti e 15 secondi del primo tempo, sta volando questo primo tempo, è una partita interessante perché c'è un continuo cambio di fronte rispetto al vantaggio dell'una rispetto all'altra, dunque partita molto aperta, vissuta, attenzione tiro da fuori, difesa mia. Ferma, mamma se ne mia, rende Vanessa, conto Vanessa, la numero 14 Vanessa, e Vanessa dice qua gioca. Non esce nessuno, quasi quasi mi alzo e tiro, così fa, e lo fa in maniera imparabile, una fucilata dai 9 metri. Per il momento sono 3 le ragazze del Cellini che sono andate a segno, appunto Carel con 4 reti personali e Eghiarua con 2 e Jocap Vanessa con 3. Un po' più vario invece l'attacco del Cassano che è andata a rete con ben 6 giocatrici diverse in questi primi 17 minuti di gioco. 9 metri per Cassano. Va Lisa Ponti, prova ancora passaggio di ritorno alla compagna che però guadagna 9 metri. Michela Cobianchi, attenzione, Rebecca sotto le gambe del portiere del Cellini e va la numero 59 della Cassano, Rebecca Romualdi, settima giocatrice a referto. Esatto, si allunga la lista delle ragazze del Cassano che vanno a tanto segno. Nel frattempo l'allenatrice del Cellini, quindi Bobo De Meni, opta per sostituire il portiere fuori i Brock e dentro col numero 22 Valentina Ghiraldo a difendere i pali della porta Patamina, però il Cellini è in attacco, quindi possibilità di allungare, risale l'ala, si butta in mezzo a difesa ma viene fermato in 9 metri. Doppio pivot per doppio il Cellini. Pivot e difesa del Cassano che si deve adeguare. Giulia Gozzi passivo cercherà sicuramente ancora, infatti si inserisce, sì, ha cercato l'uno contro uno, ha superato la difesa di Sofia Ferrazzi che poi è costretta a fermare, quindi si guadagna un tiro da 7 metri, vediamo, sarà Beveli e Garrua a cercare la trasformazione e proverà ad opporsi Nila Bertolino, prova con la danza Maori e va, ma non si fa intimidire Beveli, va a realizzare. 9-10 il punteggio, 19 minuti oramai, anzi 18 minuti e 30 del primo tempo, ancora una dozzina di minuti scarsi da giocare in questa prima frazione di gioco. Michela Combianchi si infila e guadagna il tiro dai 7 esattamente come aveva fatto prima Jocap. Sì, esatto, azione fotocopia, uno contro uno del terzino destro sul secondo difensore della parte opposta e questa volta a tiro da 7 metri per Rebecca Romualdi, opposto, come detto, a Valentina Ghiraldo appena entrata. Una finta e segna. Quindi nuovamente parità, 10 pari. Eh sì, è una partita che sta viaggiando sul doppio binario dell'equilibrio, quindi per ora avvincente ed entusiasmante. Cosa ti aspetta? Come finisce il primo tempo? Come finirà? E a questo punto ma io dico, o sotto tempo, di uno, o sotto di uno, una squadra avanti di uno, io spero che siano. Mi sono leggermente sbilanciato, non ho dato certezze con la sfera di Nostradamus. Sì. Però insomma, dai. Però il Cellini che attacca, vediamo un po'. Tanto Ghiaruva sale Beveli,
carica. È bello il passaggio per il pivot, bella la difesa del Cassano. Intercetta la palla di piede, contropiede. Ponti cerca Gozzi, però questa volta fa in tempo a chiudere. Non so se hai notato che ha ricevuto la palla con le spalle opposte, cioè incredibile. Attenzione, parte Develi, fondamento, brava Michela a prendersi sì, questo sfondo. Andare a prendere la posizione con experience. Eh sì, ha visto ricezione. Ha visto la giocatrice lanciata, però con un controllo del corpo un po' difettoso e gli si è parata davanti, ha approfittato dell'abbivio della corsa di Beverly, è andata a recuperare palla chiamando, costringendo l'avversario a commettere sfondamento. E siamo entrati negli ultimi 10 minuti di questa prima frazione di gioco. Intanto anche nelle file del Cassano è entrata la numero 27, Laita Giulia. Giulia Laita in cabina di regia per fare Michela riposare un attimino Lisa Ponti, che ha giocato 20 minuti, quindi anche Sasha prova nel suo piccolo a far girare il rooster, a dare spazio a tutte le giocatrici per tenere sempre il ritmo. Cassano che sta giocando con ritmi abbastanza alti, non altissimi, però sta provando a giocare in velocità. Per far questo devi avere ancora Michela, giocatrici sempre fresche, e questo è il risultato. Cassano che si riporta avanti 11-10 con gol del capitano, anzi seconda rete del capitano Michela Cobianchi, che prova a suonare la carica e anche lei quindi va a quota 2. 2-2-2, sì. Abbiamo 4 giocatrici con 2 reti personali e le altre con una rete personale, però è lunga la lista delle atlete del Cassano che sono andate in rete, mentre inflazione per di passi, non capivo, forse blocco del pivot. No, io ho visto un segno di blocco. Ancora, ancora un bel lancio di Nila Bertolino, questa volta su Bianca Del Bazzo, quindi altra giocatrice che va a referto. Si tratta di altra giocatrice esperta del Cassano, Bianca, quindi ottava giocatrice referto diverso per il Cassano, ma soprattutto cominciamo a segnalare questi ottimi lanci di Nila, perché se il lancio su Giulia poteva essere dato da un affiatamento dovuto al fatto che giocano insieme tanti anni, questo su Bianca vuol dire che è proprio preciso di suo. Attenzione, ancora la giravolta, ragazzi, incredibile. Bel giro di braccio per sempre lei, Vanessa, numero 14, che raggiunge la sorella a quota 4 reti, però ha dimostrato di avere un bel giro di braccio. Ha questa giravolta in velocità che è inarrestabile. Sempre 3 le giocatrici del Cellini andate a reti, mentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le giocatrici del Cassano che hanno marcato il tabellone. 12 a 11, 7 minuti e 45 secondi al termine della prima mezz'ora di gioco, mentre Rebecca trova un passaggio a Bianca, attenzione, 2 minuti per la cinturata da dietro. L'unplane per e tiro dai 7 per un pivot che è 2 minuti e tiro dai 7 metri. Intanto 2 minuti per la giocatrice numero 18 Arubi Fatima, e va ancora Rebecca Romualdi sulla linea dei 7 metri opposta alla numero 22 Ghiraldo Valentina. Cambia lato, aveva intuito il lato il portiere, ma il tiro è molto preciso, molto secco, quindi non ci arriva in tempo. Però nota di merito a Valentina, che aveva intuito anche il tiro precedente, aveva intuito il lato, ma per entrambe le volte non ci è arrivato. Cassano che si riporta più 2 ed ora il Cellini attacca con l'inferiorità numerica, opta per mantenere il portiere tra i pali, quindi una giocatrice in meno in attacco per il Cellini in questo momento, e ovviamente optano per non giocare con, cioè per giocare senza il pivot, senza extra player, diciamo. Ancora Cellini, ancora Vanessa, sfondamento, si sono messi in 2 davanti, hanno chiuso bene lo specchio. Contropiede ancora e stavolta peccato, però è questa volta un filo lungo. È un filo lungo, era una buona opportunità per portarsi ancora su per Gozzi, per il Cassano. Fuga sfumata. Sfumata l'opportunità, dunque ritorna Cellini nella metà campo delle ragazze in maglia amaranto. E dunque il giro di palla in corso. Riceve Vanessa, sempre uomo in meno, quindi non c'è pivot per il Cellini. Cercano di riesce sopperire col giro di palla, la proprietà della palla. Questa volta no, il terzo passaggio un po' così pericolante. La palla alla fine cerca di arrivare all'ala, ma non può raccoglierla e quindi si perde sul fondo. Riparte Cassano. Diciamo che questo è un momento nel quale è salito Cassano, è sceso un po' Cellini. Vediamo, perché in realtà è un ennesimo ribaltamento di fronte, quindi vedremo. Cassano potrebbe approfittare ancora 30 secondi di superiorità numerica, potrebbe approfittare per portarsi per Laita, ma è troppo leggera, non riesce a girarsi.
Dunque 9 Povajovic metri ancora, cerca ancora del Bazz, ma la palla si perde in area, quindi ancora occasione sfumata. Cassano che ha giocato bene in superiorità numerica con un parziale di 1-1, non benissimo invece questa superiorità numerica. Per ora siamo 0-0, sono preso conto in questi due minuti, in cui a parte il tiro dai 7 metri realizzato dopo due minuti non c'è stata altra marcatura da parte del Cassano. Tanto buono l'intervento di Bianca del Balzo, che ha bloccato la seconda fase veloce del Cellini, che riprende quindi il giro di palla. Si accentra Vanessa, riceve il numero 4 Carel, gioca. Tanto sono andato un po' lungo con il tabellone, quindi magari provo a correggere il cronometro. Giro di palla in corso per i Cellini, e ancora una volta fraseggia ed è passivo, devono accelerare i tempi. Si prende il tiro la numero 4 Jocap Carel, che va a marcare il numero 5 delle reti fatte. Attenzione, parte veloce Cassano ma viene bloccato subito da Vanessa Jocap, e dunque battuto il fallo, si riprende il gioco, e però Sasha Milanovic decide per un time out quando mancano appunto 4 minuti e mezzo circa al termine di questi primi 30 minuti. Tanto inquadrata la panchina del Cassano con l'allenatore Sasha Milanovic con la polo blu, intento a dare istruzioni alle proprie giocatrici. Tanto si scalda Milica, ma insomma veramente un primo tempo stra equilibrato. Diciamo negli ultimi minuti Cassano è salita un pochino ed è riuscita a creare uno strappo di due reti, poi in realtà già per metà recuperato da parte dei Cellini. Sicuramente in questo caso sia Jocap Carel che Jocap Vanessa che Egyan Rua Bevelin insomma inarrestabili, perché si dividono il punteggio in tre, quindi queste 12 reti sono proprio appannaggio di queste tre atlete che stanno facendo la differenza per quanto riguarda l'attacco del Cellini. Sì, poi sono giocatrici che nascono dal vivaio del Cellini, giocano insieme da tanti anni. Io me le ricordo una finale nazionale a Misano, categoria under 15 anni fa, quindi si conoscono a mena dito. Il gioco di squadra è ormai orientato su queste tiratrici e lo sfruttano anche a livello di serie A1. Diciamo, va bene. Neopromosso il Cellini, quindi a questi archi, a queste frecce al suo arco, le sfrutta a pieno in queste prime fasi del match. 13-12 il punteggio, 4 minuti e mezzo da giocare per terminare questi primi 30 minuti di gioco. Passaggio per Del Balzo, ora per Bianca, che riesce a recuperare palla. Grande giocata di Bianca Del Balzo, perché la palla era un po' lunga, sembrava persa, poi l'ha riagguantata, palleggiava sola soletta rimbalzando sull'area del 6 metri all'interno, e è riuscita Bianca con un gesto atletico non male a recuperarla e a mandarla, a sospingerla in fondo al sacco. Diciamo che ogni singola rete ha la sua importanza, visto il continuo altalenarsi tra le due squadre. Sì, c'è stata una prima fase del primo tempo in cui era il Cellini che ha raggiunto le due reti di vantaggio, adesso il Cassano due volte ha avuto anche la palla del più 3 in uscita, quindi massimo diciamo vantaggio per entrambi i lati, più 2, quindi partita sostanzialmente equilibrata, perché sappiamo tutti che due gol nella palla mano non vogliono dire assolutamente nulla, soprattutto quando mancano più di 30 minuti di gioco. Esatto. Bene, perde la palla, peccato, poi la recupera Vanessa, ma ovviamente è passivo. Prova a cercare uno sfondo, da fuori viene fermata da Giulia, quindi sarà 9 metri, però a questo punto i passaggi a disposizione dovrebbero essere 3 o forse 4, non so, perso il conto. Intanto attivissima Giulia, perché ha tentato di ottenere lo sfondo da una parte, poi era già dall'altra parte a difendere sulla giocatrice, sull'attaccante del Cellini. Intanto però si chiede di fermare il tempo per sistemare la situazione. Sì, normalmente c'è da asciugare il campo da subito, in questo caso Giulia era caduta, quindi ha la pece appoggiata sulle scarpe, aveva lasciato un'abbondante dose di pece sulle scarpe, l'arbitro ha chiesto di recuperarlo col pallone. Sotto passivo, intanto prova da fuori, non va. Tanto è entrata Milica, sì, tra i pali, dopo il time out. Si stava scaldando durante il time out. E infatti è entrata. Palla recuperata al Cassano, che può partire in seconda fase. Ancora una volta mancato più 3, ancora una volta la traversa. Peccato, grande penetrazione di Giulia, bel tiro, peccato. Però ha recuperato la respinta Michela, quindi rimaniamo in attacco. 3 minuti alla sirena. E intanto Jovovic, Laita
Marco Bianchi, si sposta Bianca ad aprire la difesa, oh, scarico per l'ala, bella azione costruita da Cassano, quindi meritato il massimo vantaggio più 3, perché questa è veramente un'azione corale costruita partendo con l'1 contro 1 di Jovovic, numerica fino ad arrivare appunto a Rebecca. Ancora palla persa in attacco, sì. Sta un po' aumentando il numero di palle perse gratuitamente Cellini e cerca di approfittare nel Cassano. Attenzione, Michela, quindi infatti ho sentito un urlo. Quindi c'è 2 minuti per la numero 10, non ho capito se ha convalidato il gol o se... Il gol è convalidato, il tabellone riporta 16 a 12, quindi è convalidato. Intanto si è rialzata Michela, non ci sono conseguenze. A parte appunto i 2 minuti per la giocatrice Arubisara, numero 10 del Cellini, quindi Cellini costretto a giocare per 2 minuti in inferiorità, quindi comunque convalidato il gol a Michela, quindi massimo vantaggio Cassano 16-12. Vado a segnare il gol di Michela e il 2 minuti per la giocatrice numero 10 Arubisara. Intanto è Cellini che attacca, cambio palla, sale l'ala, arriva al centro, buona la difesa, palla dalla destra però non ha spazio, deve ripartire, lunga azione del Cellini, poi scarico al pivot e si libera passaggio splendidamente, sì, la numero 8, ancora lei, la numero 8 del Cellini Padova, aveva tagliato a doppio pivot e poi ancora velocemente Michela, Michela, abbiamo perso. Quindi rete per la numero 8 Egan Rua Bevelin e poi rete per 17-13 dovrebbe essere, giusto? 17-13, esattamente, aggiorniamo anche il punteggio al tabellone, siamo perfettamente allineati, manca 1 minuto e 20 secondi al termine dei primi 30 minuti di gioco, partita combattutissima, Cassano che in questo momento è più 4 ma è stato un continuo altalenarsi, prova da fuori, riesce a toccare Milica ma non sufficientemente per fermare la palla. Quindi prima rete personale per la numero 6, Bearzi Martina. 1 minuto al termine in questo momento, Cassano più 3. Quindi sicuramente il mio pronostico di un più 1 per una delle due squadre è fallito. Però insomma non era facile, no, perché Cassano ha aumentato l'intensità. Attenzione, mamma mia. Fucilata, è riuscita a prendere Rebecca. Brava Rebecca a tenerla con la palla lì. Attenzione, è Pergozzi che però cerca un secondo palo spazio che non trova. Quindi Cellini che ha l'opportunità di accorciare distanza, nel frattempo pochi secondi e potrà recuperare anche la sua 7ª giocatrice. Con la Vanessa che si accentra, tanto arriva la numero 6 che passa ancora all'ala scarico opposta. Adesso sembra potersi liberare, invece riapre Vanessa, il gioco, hanno capito tutte le e ragazze, ancora Giulia a interrompere le trame. C'è da correggere le posizioni, quindi 10 secondi al termine, tirerà da fuori, ci pensava Vanessa ma intanto è stata ancora contrata. Giulia Gozzi che è in difesa sta veramente facendo... Attenzione, riapre il gioco di questo lato, Berzi, ma il sol da sirena è arrivato nettamente prima, quindi rete non convalidata, ha tentato fino all'ultimo di accorciare distanze il Cellini, ma non vi è riuscita, quindi andiamo al punteggio di 17-14, quindi Cassano che chiude il primo tempo con 3 reti di vantaggio. Inizio decisamente migliore del Cellini che per un paio di volte ha allungato su più 2, poi salita a difesa del Cassano costringendo la giocatrice ospite a qualche errore dei passaggi o anche tanti falli di sfondamento in attacco, quindi sulle palle recuperate Cassano che sta cominciando a giocare in velocità, quindi aumentare i ritmi, è riuscito a approfittare in contropiede a realizzare parecchi gol ed ora nella seconda fase del primo tempo decisamente meglio il Cassano che è riuscito a allungare fino anche un massimo di più 4 e ora si va al riposo sul 17-14. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, a fra poco. Ciao! Ciao!
Eccoci qua, bentornati in onda dal Palazzetto Tacca. Ricordiamo, quarta giornata, Serie A Beretta femminile. Qua a Cassano giocano appunto le padrone di casa, Cassano Magnago Palamano femminile e il Cellini Padova ospite. Primo tempo divertente, entusiasmante. Sì, sì, decisamente. Alternanza di risultati, quindi meglio l'inizio Padova con massimo vantaggio più due. E poi seconda parte della prima fazione di gioco invece a vantaggio del Cassano, che è riuscito ad arrivare anche al più 4 e poi è andata all'intervallo sul più 3, 17-14. E siamo pronti per il fischio d'inizio del secondo tempo. È tutto pronto, tanto conta, tutto regolare, segno verso il tavolo, tanto attenzione, ci sono delle verifiche in corso, tutto pronto. E fischia l'arbitro l'inizio del secondo tempo tra Cassano Magnago e Cellini Padova. Intanto ricordiamo, leggiamo il tabellone. Di fatto abbiamo Jocap Carel, numero 4 del Cellini, con 5 reti personale ed è la migliore realizzatrice al momento. E poi Bearzi Martina con 1, Egan Rua Bevelin con 4. Intanto va a segno il Cassano con Bianca del Balzo. E poi 4 reti per Jocap Vanessa per quanto riguarda il Cellini. Più distribuita la situazione nelle file del Cassano con Sofia Ferrazzi con una rete, 3 per Bianca del Balzo che ha appena realizzato la terza rete personale, 2 per Gloria Montoli, 4 per Cobianchi Michele, il capitano del Cassano, Gozzi Giulia 2, Zanellini Sara. Intanto nulla di fatto per il Cellini, va in contropiede con Michela Cobianchi che va a segnare, quindi partenza a razzo delle ragazze del Cassano che si portano subito sul più 5 nel primo minuto del secondo tempo. Poi 2 reti per Gozzi Giulia, una rete per Zanellini Sara, una rete per Pontilisa e 4 per Romualdi Rebecca. Bianca del Balzo. Bianca segnata. Quindi doppietta di Bianca. No, l'ultima la chiama Michela Cobianchi. Michela. Allora è il Cellini che prova, difesa del Cassano decisamente attiva, e trova in questo caso il portiere Milizza che si mette in mostra anch'essa. Questo passaggio tentativo fuori misura, però. Di contropiede, ma passaggio pasticciamo in questa seconda fase. Cassano che prova a chiuderla, quindi poi palla persa anche da Cellini. Diciamo Cassano che prova a fare una partenza spinta in questo avvio di secondo tempo, quindi massimo vantaggio più 5, prova a chiudere, sì, il match, a scavare un solco decisivo. Nel frattempo si sono conclusi i primi due match di giornata, quindi andiamo ad aggiornarvi il punteggio con Oderzo che ha battuto Malo 33-24 e vittoria di Ariosto Ferrara contro Alibest Espresso Mestrino 24-21, un po' più combattuta, ma alla fine in entrambi i casi hanno prevalso le squadre di casa, quindi vittorie interne per ora, i primi due risultati. Si sta disputando in questo momento, è iniziato un quarto d'ora prima di noi, quindi probabilmente sono già a metà del secondo tempo, Pontigna Brix, andiamo a vedere se c'è il parziale. Lo recupero. Tanto è Cassano con Sofia che va a segnare l'ennesima rete personale, numero 5 del Cassano, che va quindi a quota 2 reti personali. Quindi punteggio 20-14 più 6 per Cassano, 3-0 il parziale a soli 2 minuti e 37 secondi dall'inizio del secondo tempo. Cassano che parte più convinta della Cellini, cosa che invece era successo all'opposto nel primo tempo. Adesso è Cellini che sta organizzando il gioco, prova da fuori, stoppata Vanessa, perde la palla Laita, però recuperano per cui le ragazze del Cellini, e passi, infrazione di passi, non ha trovato la compagna. Tanti errori in attacco per quanto riguarda il Cellini, continua questo problema che si era già palesato sul finale della prima frazione di gioco, quindi non è riuscita a risolvere la situazione negli spogliatoi l'allenatrice De Meni. Sua ragazza ancora molto fallose su questo fondamentale tecnico, quindi passaggi persi in maniera gratuita o sfondamenti contro giocatrici avversarie. Questi sono i due. Michela stoppata, palla che rimane a Cassano. Le due maggiori casistiche di pallone persi dalle giocatrici del Padova. Nel frattempo abbiamo anche il punteggio parziale da Pontigna, quindi Pontigna 16, Brix in 14, quando siamo all'ottavo minuto. Bianca riceve, cerca di girarsi, difende bene la numero 6 del Cellini, Bearzi Martina, 9 metri già battuto, Laita al centro a fare regia per il Cassano, riceve Ferrazzi, ancora Laita, Michela Cobianchi,
per Rebecca, peccato perché aveva lo spazio. Sì, non era proprio ampissimo, però un'ala mancina come lei avrebbe sicuramente cercato il tiro, ma errore sulla ricezione. Poi ancora palla persa, confusione, credo quarta balzo. Palla persa in attacco per il Pontigna, ma anche Cassano sta cominciando a buttare un po' di palla. C'è stata una deviazione, ci siamo accorti, c'è stato un po' di confusione. Non sono accorte neanche le ragazze del Cellini, perché c'è più stata le ragazze del Cassano in questo caso che hanno interpretato. Più soprattutto Michela a capire che l'ha rimessa proprio a favore, ha servito Rebecca Romualdi che tutta sola soletta indisturbata ha approfittato dello smarrimento nella difesa avversaria, quindi Cassano che si porta a più 7, sicuramente massimo vantaggio e potrebbe essere un viatico importante verso la vittoria finale. Passi per la numero 3, Jocap Ivana. Anche questa rete non convalidata per il fallo precedente. Laita si schianta sulla difesa del Cellini, dunque sfondamento, di nuovo palla al Cellini Padova. Sì, squadre un po' più fallose in questo avvio di ripresa, quindi tanti errori, però il Cassano per ora riesce a commetterne qualcuno in meno, diciamo, e questo è stato fondamentale in questo allungo decisivo. Sì, ci sono state anche più azioni, confusione, palle perse, molti errori tecnici, anche da parte del Cassano. Sì, anche Cassano ha perso tanti palloni, ma sfondo in maniera inferiore a Cellini, ancora palla persa, quindi abbiamo un parziale di 4-1 nella ripresa in soli 6 minuti, quindi per ora è questo a soccare Laita. Il divario. Oh, peccato. Palo Michela, in questo caso fortunata, il rimpallo. Fortunatissima Giulia Laita, perché per ben due volte, prima attraversa poi il palo, fortuna nostra in questa occasione c'era Michela più lesta a avventarsi sulla respinta. Michela che con 6 reti diventa anche la miglior marcatrice dell'incontro fino a questo momento, superando di fatto Jocap Carella e la compagna Romualdi Rebecca che è a quota 5. Esatto. Vediamo se riesce a mettere chiarezza nell'attacco del Cellini. Provano ora con brava Laita a disturbare. Qui tutto bene per la giocatrice del Cellini. Poi però Ivana Jocap, quindi prova la carta della terza sorella Jocap, Demeni. Ferrazzi. Si libera bene Sofia. Sì. Ha visto spazio di fronte a sé e dunque ha accelerato. Nulla può il difensore della Cellini e sui 6 metri va a tirare Sofia Ferrazzi, realizzando la rete numero 23 al lungo del Cassano. 9 le reti di vantaggio dopo 6 minuti e 45 secondi di gioco. Sta pagando un po' di inesperienza il Cellini, perché nel tentativo di recuperare forse accelerano troppo le conclusioni e vanno al tiro non in maniera limpida, come hanno dimostrato questo per fare nella prima parte del match. Quindi ovviamente sono ragazze giovani, devono crescere. Ora prova a suonare la carica Bearzi Martina, seconda rete per lei, che sblocca un po' il punteggio. 2 reti realizzate in questa seconda fase di gioco per le ragazze del Veneto. Cassano che organizza in modo tranquillo, tanto c'è Michela. Sì, ovviamente un più 8 inizia, non dico che è un margine rassicurante perché mancano comunque ancora 22 minuti, però insomma possono indurre una maggiore tranquillità e una minore frenesia nel costruire azioni di gioco, si procede con calma. Sofia, Michela Cobianchi, Laita riceve male. Sì, questa volta è il Cassano che perde il passaggio, riparte in contropiede il Cellini. Va pasticcio, Ivana. Ma c'è un 9 metri. Questa volta c'è un fallo, quindi rimane in attacco il Cellini. 23-15 il punteggio, 8 minuti del secondo tempo. Cellini Padova che attacca. Cassano che gioca sempre in 5-1. Ancora da fuori, ma c'è Minizza. Sì. Ancora Bearzi è provato fuori, poi il tiro è stato deviato da un difensore. Poi è andata a ripulire il tutto Minizza, spazzando la palla che poteva ingannarla perché era già sbilanciata sul palo lungo. Invece la deviazione ha mandato la palla sul lato opposto della porta, ma è riuscita con un riflesso andare a spizzicarla e mandarla in fallo di fondo. Ricordiamo intanto a seguire la partita della Serie A Beretta maschile. Ancora passaggio per Bianca, viene fermata fallosamente, peccato, bella intuizione di Michela, si rammarica Bianca e quasi chiede scusa alla compagna perché non è riuscita a bloccare la palla di prima intenzione, anche se disturbata, come riconosciuto dagli arbitri che hanno concesso la ripresa di gioco con 9 metri. Ferrazzi Laita, Michela Cobianchi, ancora Laita. Prova l'uno contro uno. Passaggio vede per ancora Bianca, ancora disturbata il difensore, questa volta in maniera pulita. Ha capito tutto. Parte in seconda fase, Cellini, attenzione, si libera.
Va con numero 4, quindi con è Carel. 4 è Carel, Jokap che 23-16, si riporta a meno 7, parziali 2-0 per Cellini. Piccolo campanello d'allarme, vediamo se dovrebbe essere la sesta rete. Sì, 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 ho aggiornato il tempo, okay, che si breve si aggiornerà anche quello. Sì, sì. Va bene, Cassano che attacca intanto. Cassano che attacca. È rientrata nel frattempo Lisa Ponti, prova Sofia da fuori, ma nulla di fatto. Riparte Cellini, riparte Cellini. Accelera, ancora, però trova. Viene fermata in maniera fallosa. 9 metri per il Cellini che sta risalendo. Siamo vicini al decimo minuto della ripresa, quindi due terzi di gara. 2-0 il parziale degli ultimi minuti di gioco del Cellini nei confronti del Cassano, da più 9 a più 7. E trova ancora con questo cambio di direzione, va la numero... Credo sia 3, Ivana. 3, Ivana Jokap. Va a realizzare la sua prima rete. Prima rete personale per Ivana. Entrata nella mischia in quel secondo tempo. Trova la gioia personale. Nel frattempo qualche turnover anche per il Cassano. Fuori Sofia Ferrazzi, dentro Eva Broggi, che sarà utilizzata nel ruolo di terzino in maniera inedita, perché di solito gioca anche pivot. Però vediamo, ha comunque questa ambivalenza, può giocare anche terzino. Risale Rebecca. Riceve Michela, prova a superare, viene tentava fermata di servire in velocità proprio Eva, però viene fermata da una giocatrice avversaria. Gozzi, Rebecca Geller che va proprio da fuori, ma trova l'ottimo portiere del Cellini che va a deviare la palla e rimane in proprietà del Cellini Padova. Gioca lanciata a Rubi. Ivana riceve. Passaggio un po' difficoltoso, ma viene trasformato in una tentativa di penetrazione, ancora qui fermata in maniera fallosa. 9 metri, 18 minuti e 45 secondi al termine del match, 23-17 il punteggio a favore del Cassano, Cassano 3-0 però il parziale del Cellini. Sì, dopo che si è portato un vantaggio, massimo vantaggio più 9, Cassano si è un po' bloccata, quindi bisogna cercare di sbloccare la situazione. Intanto ha fatto qualche cambio mister Milanovic, dentro Ponti e dentro Eva come detto prima, per cercare di mantenere alto il ritmo inserendo forze fresche. Tanto 9 metri, si batte. Più 6, Cassano che è in attacco, deve cercare di incrementare il vantaggio. Lisa Ponti. Chiama schema Lisa. Michela Cobianchi, ritorna Lisa Ponti. Si posiziona Cobianchi. Il cambio con Cobianchi. Broggi, prova da fuori, finta. Bavisa, peccato, palo, ma nel frattempo è stata spinta da un avversario. C'è anche una sanzione di 2 minuti, credo sì, 2 minuti a carico della numero 8, numero 8, quindi Beverly Eghiarrua. Esattamente. Bella l'azione di Eva Broggi, perché sì, sulla sì, finta hanno saltato in due e poi l'hanno spinta via, quindi sempre Rebecca che si incarica dei tiri dai 7 metri. Contro il numero 15, Brock Martina, di precisione, di precisione. E va a realizzare Rebecca. Sesta rete per lei, anche se ha realizzato 3 tiri dai 7 metri, però sono sempre reti da marcare sul tabellone. 24-17, ritorniamo a più 7. È un minuto e 40 di inferiorità per il Cellini, che ancora una volta non opta per l'extra player. Sì, non ha nelle sue corde questa tattica, non l'ha mai utilizzata, quindi probabilmente ancora va, però è velleitario, forse in questo caso... Contropiede, ha capito tutto. Sì, è uscita Brock a intervenire, a intercettare il tentativo di contropiede per Giulia Gozzi. Giulia Gozzi è sempre la più veloce, la più lesta a proporsi in contropiede diretta, quindi ormai le sue compagne hanno cominciato a conoscere, ad apprezzarla, i portieri la cercano, quindi sanno che bene o male Giulia Gozzi è sempre là in fondo, verso la proiettata, verso la porta avversaria. Va bene, 13 minuti intanto sono andati, 17 minuti da giocare. Michela Cobianchi. Michela Cobianchi velocissima, aveva l'opportunità del passaggio all'ala, ma lo spazio c'era, per cui ha preferito inserirsi e da 6 metri va a realizzare la rete numero 25 per conto del Cassano, riporta a più 8 il vantaggio del Cassano. Attenzione da fuori, ancora lei, Bearzi Martina, si alza dai 9 metri e tira una bomba nell'angolino basso, nulla può Milica in questo caso.
E dunque 25-18, riprende il Cassano con Lisa Ponti al centro. Broggi, Ponti, passaggio per Bianca del Balzo, però la palla è difficile da prendere in mezzo a tutte quelle gambe e dunque sfida fuori. Sta chiudendo bene la difesa del Cellini su Nosso Pio, perché è già la quarta volta che tentativi di servire Bianca sono molto molto complicati. Solo una volta è riuscito a prendere il pallone. Tanto si esaurisce la sanzione per Beverly Yegarrua, quindi Cellini che recupera tutte le sue effettive in campo. Sembra Bearzi la più attiva in questa fase, è lei che sta tentando di suonare la carica alle compagne in questo tentativo di rimonta, sicuramente quella più propositiva in questo secondo tempo. E intanto Cellini che attacca. Eccola qua, è uno contro uno, proprio lei, abbiamo visto. Sì, ancora Martina. Bearzi Martina. Seconda rete consecutiva per le sue compagne. E quarta rete personale. Intercettata la palla, contropiede del Cellini, va e segna. Numero 8 del Cellini, Yegarrua Bevelin, rete numero 5. Attenzione perché time out. Deve fermare tutto Milanovic, perché ha visto quasi completamente annullato tutto il vantaggio, quindi da più 9 a più 5, quindi campanello d'allarme. E vuole pensarci su. Secondo time out peraltro per lui, uno nel primo tempo e questo secondo nel secondo tempo, mentre De Meni non ha utilizzato il time out. Non ha utilizzato nel primo tempo, quindi su dei tre teorici ne potrà utilizzare solo due in questo secondo tempo. Tanto ancora il primo piano per la panchina del Cassano come duopo, insomma, per chi chiede il time out. 20 secondi al termine e riprendiamo il gioco quando mancano 15 minuti scarsi al termine di questa seconda frazione di gioco. Tra non Cassano avevo segnato Cellini. L'ultimo gol del Cellini, quindi vado ad aggiornare, chiedo scusa. 25-20, sì. 5 da più 9 a tanto più 5 per il Cassano. Verifico anche il punteggio, il tempo prima che riprenda il gioco dopo il time out, quindi 14:49 secondi, andiamo ad aggiornare, pronti a riprendere il gioco. Ecco qua, 25, Cassano 20, già schierato, aspettiamo il fischio dell'arbitro. Intanto c'è Gloria Montoli che prende posizione al centro del campo con la palla in mano, pronta per battere al fischio dell'arbitro. Tutto pronto. Intanto c'è il commissario che sta attendendo, forse stanno sistemando il tempo. Hanno azzerato il tempo sul tabellone. Il tabellone si è azzerato, quindi adesso era 14:49, se può servire, se vogliamo comunicarlo. Stanno ripristinando, tempo di ripristinare, poi ecco si riprenda. Qua. Tanto le ragazze si tengono tanto in caldo. Dicevamo massimo vantaggio Cassano più 9 sul 23-14. Eh sì. E poi è risalito Cellini. Risalito De Cellini che sta tentando di riaprire il match, sono riportate a meno 5, mancano ancora praticamente 15 minuti, adesso secondo più, secondo meno, secondo di quando verrà aggiustato il cronometro ufficiale. Sembra comunque confermato il 14:49, quindi siamo pronti a riprendere. Tutto pronto. Ecco che si riprende con Cassano che si muove verso la difesa del Cellini. Vediamo se Milanovic è riuscito a rimettere in carreggiata le sue giocatrici dopo quel attimo di smarrimento intorno al decimo del secondo tempo. Cobianchi, Broggi da fuori, Broggi viene spinta, viene fermata in maniera 6. Fallosa. Bearzi Martina va a fermare Broggi, 9 metri già battuto. Lisa Ponti, Cobianchi, Broggi. Ancora Cobianchi, arriva Lisa Ponti in velocità, arriva ancora Broggi finta che fa la finta di prima, esatto. C'è spazio per Romualdi, collasso di Rebecca Romualdi, dall'ala ha visto portiere in uscita che però lasciava il primo palo completamente coperto e la supera con un fantastico pallonetto. Romualdi Rebecca. E raggiunge la collega Michela Cobianchi con 7 reti personali. Bella intanto Vanessa Jokap, numero 14, no, è l'8, numero 8, scusami. Bevelin. Esattamente, Yegarrua Bevelin che va a segnare anche lei la rete numero 6. Sesta rete personale, 26-21 il punteggio
14 minuti scarsi, ancora da giocare, partita apertissima. Tanto Cassano che attacca, riceve Gozzi, arriva Lisa Ponti, cambio di direzione, in realtà tiro sotto mano, ma è centralissimo nelle mani del portiere. La palla è arrivata, ma non riesce a trattenerla. Può ripartire contropiede da parte opposta. Gozzi che supera Bearzi e poi si invola verso Bock e la supera imparabilmente. 27-21, buono il contropiede di Gozzi, riparte veloce il Cassano e riesce a segnare la rete numero 27, si porta a più 6, ma è Cellini che sta attaccando per ricucire nuovamente la distanza che si è creata nel frattempo. Ricordiamo, era arrivato a più 9, poi è risalito Cellini fino al sotto di 5. Tanto prova ancora Martina, viene fermata con le cattive da Eva Broggi. Intervento decisamente aggressivo. Buona difesa del Cassano in questo momento con i tre centrali. Prova e trova. Fa superare Montoli in velocità. Lei. Gioca Carell, rete numero 7 per lei. Contende Michela il trofeo di miglior marcatrice dell'incontro. Cassano che accelera ma non trova soluzione, dunque decide per il gioco organizzato. Divario che si è stabilizzato intorno ai 5 gol, per ora si mantiene l'equilibrio in questi ultimi minuti. Tempo scorre intanto, ma ancora 13-12 minuti abbondanti per Cellini per ricucire lo strappo. Arriva ancora Broggi. Non finta, ma va al tiro. Nessuna finta, tiro di prima intenzione e trova, nonostante il portiere si fosse portato dalla parte giusta della porta, ma il tiro è preciso e anche potente, dunque nulla può. 28-22 il punteggio, 12 minuti scarsi da giocare. E prima rete per Eva Broggi, quindi diventano a questo punto ben 9 le giocatrici a referto per il Cassano. Contro le 5. Sono salite a 5 quelle del Cellini Padova. Tanto è Cellini, sempre lei. 9 metri. Prova sfondamento sul via 3. Intanto segniamo l'ingresso in campo del numero 7 di Elisa Lincetti nel ruolo di centrale, quindi turnover anche per De Meni. Prova ancora a girarsi, non trova, arriva in velocità la palla, però è bella l'idea di prima intenzione sull'uscita di Rebecca a servire l'ala che era libera, però la palla si perde in fondo a campo. Ancora Broggi, uno contro uno, si alza e tiro ancora nella stessa direzione, questa volta il portiere Brock. Ha capito tutto, buona la collaborazione con la difesa perché il difensore è andato a colpire va un palo, numero 14, il numero 14. Buona gestione della seconda fase, gioco per Vanessa, rete numero 5 per lei e quindi sempre 5 le reti di vantaggio. 11 minuti da giocare, Cassano che organizza il gioco in attacco. Elisa Ponti con Broggi, ancora Ponti, riceve Cobianchi, fase preparatoria, va Broggi a secondo pivot, Cobianchi, Ponti sotto mano, questa volta ben eseguito da parte di Lisa Ponti che va a segnare la rete numero 29, ancora più 6, ma Cellini è già di qua, va con la numero 14, ancora Jocap Vanessa, no la numero 8 scusate, tra l'altro mi confondo, Egenrua, Bevelin che da posizione anche piuttosto difficile realizza un tiro sornione, nulla può Milica e dunque ancora più 5 per Cassano, 29-24 quando ormai entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco. Quindi dal 45esimo al 50esimo nulla di fatto perché 5 reti di vantaggio a Cassano c'è tutti fa e 5 sono esattamente adesso. Arriva ancora Broggi, Cobianchi. Passaggio per il pivot Gloria, che si è liberata bene ma non supera la posizione Bravo di Bock, non c'è Cellini, fallo secondo l'arbitro, quindi può ripartire il Cellini questa volta con la palla del possibile a liberare 4. È ancora lei la numero 14, ancora Vanessa, gioca per Vanessa, rete numero 6 per lei. È rientrata nel frattempo quantomeno mister Milanovic, ha rimandato in campo Nila Bertolina a difendere i pali del Cassano. E intanto sono 4 le reti del vantaggio, sì. Quindi pian pianino sta rosicchiando il distacco il Cellini Padova, quindi Cassano che aveva un più 9, ancora 4 reti da gestire, ma sembra che la brio del match stia girando leggermente a favore del Cellini. Attenzione Ferrazzi, bisogna trovare soluzioni Cobianchi, offensive. Ponti,
Ancora palla Gozzi. Per Gozzi, che però non se la sente, risale. Ponti. Vediamo se c'è Sultano Mirica. Ferrazzi liberata, ma non peccato. Segna. Nulla tutto, di fatto. Tutto bene, ha superato il difeso, ha superato il portiere, ha cercato il secondo palo, ma la palla esce di qualche centimetro oltre il palo. Quindi e dunque, nulla fare, attenzione. Sì, Cellini che può avvicinarsi in modo preoccupante per il Cassano. Meno 4, ma possibile meno 3 con questa azione. Va da fuori, c'è Bertolini. Ma ancora Vanessa sulla respinta, rimane attacco e Cellini. Si accentra, prova a superare e supera, eccolo qua. Va a realizzare Lincetti questa volta. Prima rete anche per lei. Attenzione, meno 3. Partita sì. Che si riapre in maniera netta. Occorre che Cassano riesca a concludere le belle azioni perché ne ha fatte, però vuoi parata, vuoi tiro fuori, di fatto non è riuscita a concretizzare le azioni Milanovic offensive. Ancora un time out a sua disposizione, vediamo se lo gioca subito, preferisce aspettare. 8 minuti al termine, scarsi, ma è ancora lunga, 3 le reti di vantaggio. Vediamo se riescono a realizzare questa azione Cassano. Ponti. Bianchi che si alza. Prova da fuori, palla abbastanza angolata, ma ha capito tutto ancora una volta Martina Brock, che arriva a spizzicarla, mandarla sul fondo. Riparte Cellini, soprattutto Cellini in questa fase sta sprecando molti meno palloni e la differenza probabilmente è tutta lì. Sì, sì, hanno meno errori tecnici. Sì, sì, sicuramente è risalito Cellini e Cassano di contro non è riuscito a concretizzare, dunque Cassano che non sta spiegato. Commettendo errori, ma non riesce ad arrivare al tiro in maniera pulita. Qualche bella parata di Brock. Attenzione. Intanto ancora Lincetti, soprattutto l'ingresso di Bearzi e di Lincetti sono state quelle che hanno dato veramente la svolta. Probabilmente aveva bisogno di forze fresche il Cellini e le ha trovate in Lincetti e Bearzi. 29-27, 7 minuti al termine, partita completamente riaperta da parte del Cellini Padova, quindi ultimi minuti saranno veramente di fuoco. Prova a mischiare le carte Mister Milanovic, Michele a sinistra, Ferrazzi a destra, cerca di cambiare punto di riferimento per i difensori avversari. Sempre Lisa Ponti, cammino di regia. Quanto pare ha funzionato. Per ora ha funzionato perché trova la difesa disattenta. Attenzione Michela. Intanto c'è Bertolino, ma 9 metri, attenzione perché rimane a terra la giocatrice del Cellini. Non ho capito bene cosa sia successo. Ah, forse no, la caviglia, forse nella fase di atterraggio ha messo male il piede. 30-27 il punteggio intanto. Dunque si rialza Bebeli, vediamo se è deciso se rimanere in campo. Non mi pare sia intenzionato uscire, non mi pare. Numero 8 e Gianrua Bevelin per conto del Cellini Padova. Rimane in campo, dunque può continuare. Sì, consolata da Martina Bearzi, però sembra in grado di poter continuare, ancora leggermente claudicante, ma fa segno che può rimanere in campo. 6 minuti e mezzo al termine, 3 le reti di vantaggio per il Cassano fino a questo tiro, quindi più 2 per Cassano, di nuovo a meno 2 il Cellini. Intanto attenzione, buono il passaggio per Gozzi, che però ancora non Brock. Realizza Brock, sicuramente è salita sul piedistallo. Attenzione, in questa fase finale, attenzione, meno perché male, perde lungo palla questa Cellini volta. Vediamo se c'è la palla contropiede del Cassano. Cobianchi, Ponti, Michela poi opta per fermare difesa, il tutto, sì, si dispera sì. Giulia Gozzi perché lei aveva guadagnato il vantaggio sulla giocatrice avversaria, chiamava un passaggio che però forse giustamente Michela ha preferito non fare, ha preferito gestire con più calma e lucidità questo possesso palla che potrebbe essere fondamentale. Ci avviciniamo al 25esimo. 9 metri per il Cassano, del balzo Cobianchi, Ponti. Tanto Lisa posiziona del balzo dal primo e secondo. Taglio doppio pivot di Giulia Gozzi. Prova Michela e passaggio di servire Bianchi, ma sì, questa volta il passaggio è un po' lungo. Diciamo che ha capito tutto il Cellini e dunque è andata a ostacolare del balzo. Fallo tattico di Ferrazzi perché è andata a fermare quello che poteva diventare un contropiede 3 contro 2, però è riuscita a prendere il tempo e a fermare sulla partenza
Ed entriamo negli ultimi 5 minuti di gioco. Attenzione, sfondo della giocatrice numero 6, Bearzi Martina. E dunque Cassano che può attaccare in questi 4 minuti e mezzo al termine. 30-28 il punteggio, fondamentale per il Cassano questa rete per incominciare a tentare di chiudere la partita a proprio favore. Sale Rebecca, riceve Ferrazzi, Cobianchi che libera Gozzi ma si perde tempo, Gozzi non riesce, però guadagna un 9 metri. Peccato, era buona la scalata, Gozzi non se l'è sentita, l'angolo non era ampissimo, non era proprio netto. Ferrazzi ha preferito fermare il tutto e ricominciare. Il Cobianchi, questa volta l'angolo c'era ma il passaggio che è sbagliato, quindi passivo giustamente, perché abbiamo peccato due o tre occasioni. Ferrazzi è andato a cercare l'angolino e l'idea era veramente veramente buona, perché non ci sarebbe arrivata Martina Brock, ma la palla si perde di pochi centimetri dietro il palo. Attenzione, tentativo di servire il Piut, ma fallo di Bianca del base, quindi rimane attacco a Cellini. Rimane a terra il numero 10, intanto si rialza però e l'arbitro invita ad asciugare il campo. Viene fermato evitare il tempo sul 26-25, quindi time out questa volta per De Meni, che quindi decide di sfruttare il suo unico time out, perché siamo già negli ultimi 5 minuti, quindi anche il secondo che aveva avuto a disposizione non potrà utilizzare, ricordiamo la regola, negli ultimi 5 minuti di gioco solo un time out è possibile chiamare da parte degli allenatori, anche se ne aveva due a disposizione e non ha sfruttato neanche quello del primo tempo, quindi un time out su 3 sfruttato da Bobo De Meni. 3 minuti e 35 al termine, 2 le reti di vantaggio, dunque partita veramente come oramai ci aspettavamo, dato l'andazzo degli ultimi minuti di gioco, che potesse accadere. Sì, e così partita è molto equilibrante nel primo tempo, subito meglio il Padova avanti due reti, poi replica del Cassano 2, massimo vantaggio più 4, poi l'intervallo più 3. In avvio di secondo tempo sembrava che Cassano aveva trovato la strada giusta, aveva macinato gioco approfittando anche dei numerosi errori delle avversarie, si è portata sul più 9, sembrava poter avere, non dico chiuso, ma incanalato la partita in un certo modo. Poi però i Cellini piano piano hanno migliorato l'aspetto tecnico, quindi hanno perso molto meno palloni, questo gli ha permesso di entrare in partita ed ora hanno riaperto decisamente il match, perché siamo a due reti di scarto con 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 35 sul tabellone da giocare. Riprende il gioco con Lincetti e Beazzi, che sicuramente sono state le due protagoniste di questa rimonta nel secondo tempo. Cellini che attacca, più 2 per il Cassano, ma questa potrebbe essere l'azione del meno 1, tanto viene fermata azione, diciamo, difesa del Cassano che sta tentando in tutti i modi di evitare che questo accada. Tanto dovrebbe essere un'azione decisiva qualunque sia il suo esito, si infila, ragazzi, si infila. Ancora Vincetti che porta a meno 1 le sue compagne. Attenzione, partita apertissima e si va a uomo. Ora sale Cellini, la difesa del Cellini, quindi questa è stata l'indicazione di De Meni. Michela è un 2 minuti per trattenuta. Sì, si è liberata Michela e deve uscire dal terreno Bearzi gioco. Martina, Bearzi, costretta ad accomodarsi in panchina, scocciata di quanto accaduto. 2 minuti e 54 secondi al termine, più 1 per Cassano, partita tiratissima. Ed ora evidentemente quell'idea di difesa aggressiva a tuo campo viene vanificata, con l'uomo in meno si schiera in un classico 5-0 e Cassano può tentare di sfruttare la superiorità numerica. Ponti, Cobianchi, Rebecca Romualdi, ma c'è il portiere. Non trova lo specchio della porta, forse spizzicata la palla anche da Martina. Secondo quindi me sì. Secondo rimaniamo me sì. In attenzione, inferiorità numerica, ma opportunità del pareggio per il Cellini. Sì, sì, il punteggio sbagliato, dobbiamo correggere, 30-29 punteggio. Tanto che correggiamo il punteggio, Cellini attacca, ormai mancano 2 minuti al termine, ma potrebbe essere l'azione del pareggio, 9 metri, vediamo fondamentale, Sasha, chi si prende il attenzione, tiro, attenzione. È arrivata in ritardo evidente Giulia Gozzi costretta quindi anch'essa ad accomodarsi e quindi di fatto a non rientrare più, almeno in questo match. Era in evidente ritardo, non ha preso da dietro ma ha intervenuto lateralmente con la quindi parità numerica, avversaria si già complicano in le cose, si complicano le cose, parità numerica
Eh sì, vediamo. Comunque la giocatrice del Cellini rientrerà un minuto prima, quindi l'ultimo minuto sarà con il Cellini in, con una giocatrice in più. Importantissima questa difesa. Bene Bertolino. Parata importante e probabilmente decisiva di Nila Bertolino. Contropiede. Sì. E va a realizzare, togliendo le castagne al fuoco, la coppia Bertolino-Cobianchi. Ora difesa fondamentale, perde palla il Cellini, invita alla calma la panchina onde evitare accelerazioni che in questo momento sarebbero inopportune, e dunque propende per il gioco organizzato e per far passare il tempo necessario prima di tentare di tirare in porta. E intanto stiamo oramai entrando nell'ultimo minuto di gioco. Recupera ovviamente. Intanto fa pochi secondi la sua giocatrice, il Cellini, quindi tenterà un ultimo disperato assalto con subito numerica nell'ultimo minuto. 9 metri per il Cassano, 50 secondi al termine, più 2 per Cassano. Anche dopo un più 9. Possesso palla importantissimo, passivo, e sì, se sono accorto gli arbitri che stavamo teggiversando un po' troppo, quindi bisognerà andare al tiro. E lo fanno. Oh, mamma mia, che parata! Grande palla di Michela per Bianca, ma risponde alla grande Martina Brock, tenendo acceso l'ultimo lumicino di speranza per le sue. Sì, devono arrivare al 30 tiro. 30 secondi da giocare. Velocemente, e poi recuperare il pallone. Assalto disperato del Cellini alla ricerca quantomeno del pareggio. Però devono tirare in maniera molto rapida. Vediamo Lincetti, Jokap. Ancora in mano per Carella, si porta e si guadagna 7 metri. 7 metri. Tempo scorre, quindi il tempo scorre e sta per terminare, non quindi ha più, diciamo che finisce qua il esatto. Tiro. Diciamo che se avesse avuto time out poteva giocarselo per dare le ultime residue speranze, invece andrà a tirare un tiro, ma le sorti del match sono ormai segnate. Quindi va a realizzare e realizza la rete. Trentesima rete, però inutile fine del risultato. Si conclude il match sul 31-30 a favore della squadra di casa del Cassano. Quindi Cassano che finalmente alla quarta giornata, terza per partita disputata per le ragazze che hanno già espletato il turno di riposo. Quindi primi due punti per il Cassano che sfrutta al meglio l'esordio casalingo per questa stagione nella Serie A Beretta, e due punti conquistati sul terreno amico del Palattacca per le nostre ragazze. Intanto il titolo di migliore realizzatrice della partita va proprio a Michela Cobianchi, che con 9 reti di misura supera di fatto Jokap Carell con 8 reti e Egan Rua Bevelin con altrettante 8 reti. Quindi direi partita combattutissima, è stato veramente un piacere commentarla. Spero che sia piaciuta anche coloro che l'hanno seguita. Ricordiamo che a breve ci sarà la partita tra Cassano Magnago e Trieste per la Serie A Beretta maschile. Quindi vi invitiamo a rimanere collegati su Eleven Sport per questa ulteriore partita del Cassano maschile in questo caso. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito. Ringraziamo Davide chi Bianchi, ci ha assistito, Davide Bianchi, Davide doppio Bianchi. Ruolo di regista e cameraman. Ringraziamo Davide Cenci che è arrivato gli ultimi 5 minuti a darci manforte, che non avevamo più mani per gestire tutti i computer con il fianco. Io ringrazio il mio compagno avventura in voce qua a fianco a me, Cristiano Baggion. E ovviamente l'intramontabile Luca Basile. E come ci piace consueto, chiudere, buona palamano a tutti. Arrivederci. Ciao.